partendo dai sample, i sample stessi ti possono guidare come se il percorso si delineasse nel momento in cui prendi in mano il materiale per la prima volta. Una stazione ferroviaria ha una sua anima, ha un suo perché, va colto, va capito, oppure va strumentalizzato a proprio modo, stando attenti a capire cosa è sporcizia sonora e cosa magari invece è una sporcizia utile, mettiamola così. Procederemo analizzando tutto il materiale che abbiamo a disposizione, qualcosa che appunto caratterizza la stazione di Torino Porta Susa, e dopodiché provare ad individuare quelle frequenze, quegli impulsi sonori che potrebbero essere utili alla costruzione di una traccia. Quelli particolari, come può essere la carta spostata dal vento, la foglia, il cinguettio di un uccello o una voce lontana.